In molti di voi mi hanno chiesto come mi sono trovato con l'etichetta antigrandine. Ora, a distanza di un anno abbondante, tra mille errori che ho commesso, qualcosa di buono anche l'ho azzeccata. Allora cercherò di fare un esame, una panoramica dei pro e dei contro, ma soprattutto gli errori che ho fatto e che magari a voi può venire utile ascoltare, così non li fate a vostra volta. Ve ne parlo dopo la sigla. Rieccoci sul canale, buongiorno a tutti, sono Orso. Allora, guardate, pali, questo impianto è di un anno e mezzo fa, prossimo anno lo rifarò. Gli errori principali che ho commesso sono state la lunghezza dei pali, nel mio terreno che è scosceso, insomma, ci vanno fuori terra 2,5 metri, 3 di pali, dove non arrivavo ho fatto delle aggiunte, sono terribili, non vanno bene e quindi dovrò poi rifarle. Un altro errore grosso che ho commesso è stato quello di non poter poi togliere la rete quando non serve più. Questa rete è qui da un anno e mezzo, quindi io qui ho visto pioggia, ho visto grandine, ho visto la neve, ho visto il sole, ho visto di tutto e vi posso dire che pur non avendo problemi con pioggia ovviamente, col sole naturalmente, con la neve ho avuto qualche problema. Vi lascio qui uno spezzone di video dello scorso inverno dove si vede questa parte che tocca praticamente quasi a terra, piena di neve. Uno dei limiti della rete antigrandine è la neve ovviamente, vedete? Lei regge, però la raccoglie tutta, Vedete com'è? Ora questa è poca, fosse un po' di più toccherebbe per terra e poi sarebbe un problema con le colture sotto, però le colture sotto al momento hanno beneficiato insomma della rete. La rete di antigrandine è veramente molto elastica, resiste a tutto, se montata con un certo criterio dura veramente tanto. Ho visto adesso i pali stanno reggendo, laggiù che il palomastro, gli ho messo una bottiglia sopra di plastica e sta reggendo. Ora dobbiamo solo aspettare che si scongeli per ripristinare poi la corretta altezza dei teli. Ciò che mi ha fatto abbastanza piacere è vedere l'elasticità della rete che ha tenuto botta, insomma, ha attutito il colpo, ha attutito il peso più che altro. E poi man mano che la neve si scioglieva la rete riprendeva la sua forma. Non è la soluzione migliore. Se potete toglietela in inverno perché dura di più, si usura di meno e sicuramente non è corretto tenerla con eventuali nevicate perché poi se si riempie troppo tocca sulle colture e facciamo danni ugualmente. Ho visto però che quest'anno mi ha aiutato, mi ha protetto da 3 grandinate, non erano grandinate molto grandi, molto violente. Allora, il dubbio è sempre se la rete antigrandine terrà o meno, tra un po' vado a vedere. Allora, ha grandinato ieri pomeriggio e oggi pomeriggio. Sto guardando le patate, queste sono in pieno campo e qualche danno lo abbiamo avuto. Poca roba per fortuna, però qualcosa c'è. Ora andiamo a vedere i risultati della mia rete antigrandine che non ho mai tolto. Vi dico la verità, sono contento di averla montata lo scorso anno e forse sono le prime due volte che la utilizzo. Allora, qui abbiamo pomodori messi a dimora 2 giorni fa, sono sotto la rete. Non hanno subito danni per fortuna, neanche le giovani piantine. E andiamo a vedere patate, anche queste sono sotto la rete, vedete si è abbassata un po', tutto sommato è andata abbastanza bene. Ecco qui dove è finita la rete, mannaggia, qui dove è finita la rete abbiamo qualche buchetto, ma il grosso che è qua non ha subito grossi danni, c'ho qualche buchettino piccolino ma pochissima roba. Sto guardando, pare che abbia tenuto. Per adesso va, ecco, guardate. Guardate qui. Ecco qua. Ha tenuto abbastanza bene. Si è un po' infossata, devo ritirarla, ma il suo lavoro lo ha fatto. Sono molto contento di averla installata, veramente. Però vi dico la verità, anche in questo caso la rete si è affossata per un buon metro, metro e mezzo, si è riempita di grandine e poi col tempo, con il passare delle ore, si è sciolta la grandine ed è tornata in posizione. E qui sorge il terzo errore che ho fatto, ovvero quello di non fare un montaggio spiovente. Se si monta la rete in modo spiovente, la grandine ovviamente, cosa succede? Batte sopra la rete e poi piano piano rotola e cade ai lati, cosa che io non ho fatto. E vi dico la verità, ho cercato molto in rete ma non avevo trovato nulla di così chiaro da farmi capire una cosa del genere e quindi mi sono improvvisato un po' con questo tipo di costruzione e non ho problemi a dirvi che ho fatto alcuni errori e quindi
quindi se voi dovete fare la stessa cosa, sto lavoro qui, vi consiglio di non fare questi errori. Quindi ve li riassumo: pali molto alti, almeno 2,5 metri fuori terra, quindi pali da 3 metri, mezzo metro in terra, altezza alta soprattutto al centro, così che arrivi a spiovere, ed inverno li dovete togliere. Secondo me, io ormai quest'anno lo tengo così, l'anno prossimo tolgo tutti i pali, rifaccio tutto da zero. Però nel frattempo vi assicuro che hanno salvato il mio orto per almeno 3 volte quest'anno e un paio di volte lo scorso anno. È una cifra impegnativa, sono per 200 metri di orto, sono circa 250-300 euro tra una cosa e l'altra, però vi assicuro che quando grandina e voi venite comunque a raccogliere la vostra verdura, i vostri ortaggi, in quel momento ci si rende conto che la spesa ne è valsa veramente la pena. Bene, video brevissimo, è giusto per dirvi che non tutte le ciambelle riescono col buco, a volte sbaglio pure io, però siamo qui per imparare insieme e se avete consigli da darmi sono molto molto contento di leggerli. Scriveteli qui nei commenti. Vi auguro una buona giornata, condividete, lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi fa piacere. Vi auguro una buona giornata.